buonasera a tutti. Questa sera non c'è sigla, non c'è niente, siamo entrati. Qua ci sono un sacco di supereroi, come vedete. Questa sera rincorreremo tutti i nostri dinosauri, vedremo di capire come fare. Vi ringrazio, insomma, a nome di tutta, di tutto lo staff e organizzazione della Libreria Bassanese a questo nuovo appuntamento. Poi alla sera, alla fine vi ricorderò i prossimi appuntamenti. Io intanto ringrazio Giacomo e Jack and John. Che hanno voluto fare questa tappa a Incontri Senza Censura qui in Libreria La Bassanese, e ringrazio Sammy che per la prima volta ci farà divertire, perché lui in realtà è proprio un cazzaro come questi due qui, quindi insomma quindi questa sera insomma cercheremo di divertirci cercando di riflettere anche su determinati temi, ma insomma la nostra volontà è proprio quella di divertirci. Quindi buona serata, e ricordatevi che dopo saremo voi a fare una sorpresa a loro, tutto a suo tempo. Buona serata. Ciao a tutti. Sì, è la prima volta, dunque scusate se sono un po' emozionato. Intanto presentati un po', dai. Chi? Presentatevi così. Proprio il miglior presentatore del mondo, il classico. No? Bella introduzione, grazie. Presentatore chiede di presentarsi. No? Ok. Sì, perché l'incontro in realtà è per Sammy, vero? Nessuno lo sa, se no non veniva nessuno, ovviamente, ascoltarti, allora hanno detto che era per questo. E mi posso presentare io prima? E poi tu, certo. Allora sì, io sono Giacomo, e intanto grazie per... Cioè, non ti ho mai detto che in realtà noi gli Incontri Senza Censura... Cioè, il primo che fa censura è lui, no? Perché a casa nostra entrano solo libri di dinosauri. Quindi, insomma, non siamo proprio molto a nostro agio in Incontri Senza Censura. E spero che lì in fondo arrivi... Ma arriva tipo in ritardo là, no? Quindi quando magari faccio una battuta voi ridete tra mezz'ora, ridete per la roba che ho detto prima, ma spero che insomma così c'è sempre qualcuno che ride per una battuta, perché è tipo Lola. E niente, sì, sono Giacomo. Posso? Certo, vai. Paura. Senza paura. Giura. Come ti chiami? Tassi! Scusa! Sura! Dei team! Tu, la pacchina è morta! Ok, ha detto che ha fatto lotta con un suo amico e il suo amico è morto dalle male delle sue botte tremende, insomma. Questo gli piace presentarsi così, come un tizio molto a cui stare alla larga, vero Gio? Grazie della presentazione. Beh, allora, questo è Incontro Senza Censura, ma questo libro parla di dinosauri, dunque possiamo parlarne. Come mai? Cioè, ci spieghi un po' il titolo, mio fratello rincorre i dinosauri. Allora, innanzitutto... Leggere! No, non lo leggiamo, io l'ho già letto. Tu l'hai letto? No. Ecco, bene. Ecco, proprio questo ti parla il titolo. Cioè, proprio perché era l'unico disponibile, nel senso che dinosauri, la parola dinosauri, era l'unica concessa da questo signore. E diciamo che ho cercato in modo da farglielo leggere anche a lui, che gli piacesse anche a lui, tanto che alla fine ho messo pure un disegno di un dinosauro. Ma questo non è bastato, perché la prima volta che l'ho visto, ho visto che c'erano parole e non immagini, lo ha lanciato letteralmente via, ha buttato via un anno del mio lavoro, del nostro rapporto, e da lì ci siamo un po' arrabbiati. Allora, no, niente, il titolo l'abbiamo scelto con la casa editrice e diciamo parla di questi dinosauri, un po' una metafora del fatto che Joe ha la sua passione per i dinosauri,
E Joe non solo ci gioca, ma Joe li rincorre, cioè Joe è dentro il mesozoico, cioè il periodo in cui 65 milioni di anni fa esistevano ancora i dinosauri, perché altrimenti non ti spieghi perché lui passa 4-5 ore con i dinosauri. E nel momento in cui ho capito che Giovanni non solo ci giocava, ma ci viveva con i dinosauri, come fanno tutti i bambini con le loro cose preferite, in quel momento sono entrato nel suo mondo, no? E allora è un po' questo, no? Il verbo rincorre qualcosa di vivo, perché è quello che voglio trasportare, cioè di portare i lettori o gli ascoltatori per l'audiobook dentro il mondo di Joe. Quindi questo è un po' il titolo. Beh, sul libro scrive una cosa fortissima, che Mazzariol in Veneto è un folletto che fa gli scherzi, no? E Giovanni te ne ha fatto uno grosso, giusto? Cioè ti aspettavi il supereroe con cui fare a botte, scazzottate, e invece un altro supereroe un po' diverso. Come... Allora, sì, Mazzarioli in Veneto è un folletto che fa dispetti, questo mi piace, per questo mi pare papà hai scelto questo cognome, no? Vero? E, ovviamente siamo nati con lo stesso cognome, e, infatti una volta mi hanno chiesto ma cos'hai di uguale a tuo fratello? Cos'hai di uguale a tuo fratello? E gli faccio solo il cognome, perché effettivamente siamo completamente diversi. Io non spettinerei mai chi sta parlando, ad esempio. e quindi, allora, sì, Joe ovviamente non è che ha fatto lo scherzo lui, cioè, non so se lui ha avuto il potere di decidere quando nascere. Hai scelto tu di nascere il 7 dicembre, no? Quello? Sì, hai scelto tu. Ah, ok, ecco, lui ha scelto di nascere il 7 dicembre e quindi ha scelto lui di farmi questo scherzo, cioè i miei mi hanno detto che sarebbe stato un tizio speciale. Io ero nella modalità Dragon Ball Yu-Gi-Oh!, no? Quella fase della vita, ci sono poche fasi della vita, la fase Dragon Ball e la fase non Dragon Ball, no? Non hai avuto i Pokémon? Sì, Dragon Ball come... Ah, okay. Cioè, è una cosa filosofica, dai, parliamo nel senso... Dopo racchiude tutti i cartoni. E in quella fase lì, speciale per te vuol dire supereroe, no? Allora cominci a mettergli gli addominali da minatore russo, i capelli elettrizzati, il mantellino. E tra l'altro cominciava anche SmackDown, quindi le lotte, mascherate. Una serie di cose. Avete scelto il periodo sbagliato proprio per fare noi due. Perché io pensavo arrivasse questo tizio speciale con i supereroi che volava, vero? Salvava la gente, salvava Obama, ma però prima andava a raccogliere delle barchette di carta nel mare, una roba strana. E poi è arrivato e non volava, no? Cioè, ero là tipo, ma come? È speciale, non vola, cos'è? E in quel momento, diciamo, quello è stato un po' spiazzante, non i primi anni, perché i primi anni non hai molto la coscienza di quello che sta succedendo, però poi, come ancora lui nella fase di non sapere bene, però poi sì, mi ha spiazzato, c'è stato un periodo in cui ho detto mi sono spiazzato. Tu dici che non sapevi se era cinese, coreano o venusiano. Io non ho ancora capito da che pianeta vengo, voi avete capito? Da che pianeta viene Giovanni? Giura, la mia vita con Gio. No, per chi non lo sapesse, siamo all'incontro della mia vita con Gio. Magari qualcuno si era addormentato, o magari qualcuno pensava di essere al suo incontro, quindi grazie. E da che pianeta veniamo? Non so. Ecco, non lo so. Neanche io in realtà, però sì, siamo, il bello è che quando c'è scritto anche, vediamo, lui vede i cinesi, si tira gli occhi come loro, anche se ce l'ha già come loro, però gli piace imitarli, ma se li stiracchia proprio, vabbè. E quindi non sappiamo ancora bene la nazionalità. Ah, ok. Grazie. Ci penso, magari fine settimana. Pensateci, magari.
Beh, Gio è un simpaticone di natura, lui, no? L'ho conosciuto prima, ma vi assicuro che è veramente simpaticissimo. La prima cosa che mi ha detto è: sei strano. E mi sono offeso perché non l'ha detto anche a Marco, che è pelato anche lui. E, no, è veramente un simpaticone, fa un sacco di scherzi, giusto? Tipo quello del carrello della mensa mi è rimasto impresso. Come? Allora, vai tu. Quando eri all'asilo, Gio, che ti nascondevi nel carrello della mensa? Cioè, asilo è il carrello. Il carrello dell'asilo, sì, sì, vai. Insieme, allora, quando ancora eri un ragazzino e facevi molte marachelle, adesso invece hai imparato a stare al mondo nelle regole della civiltà, vero? Sì. Scusate, fazzoletto. No, non è suo papà. Ecco, quindi per fortuna non c'è nessuno. Hai seguito il mio consiglio di spostare la prima fila di 4, hai fatto bene Marco, lo sapevo. Così. Perfetto, ah, è una sorpresa, grande, chissà chi lo troverà, il fazzolettino. E allora, ah, è nostro questo dopo, solo per sapere. Sì, Gio. Praticamente, niente, Gio un giorno decide di instaurare il carrello della mensa come autobus, no? E per andare più veloce, dato che lui quando deve andare da un posto all'altro, cioè è molto facilmente riconoscibile perché lascia delle tracce, quindi scatarri, sputi, bambini per terra tirati giù, non devi evitare calci, tirate di capelli, balli, libri buttati per terra. Ok, bravo che non lo fai. E quindi un giorno per andare più velocemente alla mensa si intrufola dentro il carrello e praticamente da lì nasce l'autobus che parte alle 11.45 e va alla mensa, lui arriva là, mangia tranquillo, arriva già pronto, preparato e adesso è ancora in vigore, mi pare, Gio, costa 2,50 euro a viaggio. E insomma lui ha cominciato a estrarre questa cosa per gioco e adesso c'è chi ci fa un business su questo all'asilo. Grazie. Forte, forte. Beh, anche pochi geni. C'è Gio, ma c'è anche tu, no? Tu hai conosciuto Gio da piccolo, quando eri ancora un bambino, poi sei cresciuto. E com'è stato il tuo rapporto con Gio? Cioè, com'è evoluto? Allora, all'inizio ci divertivamo molto, no, ma in realtà il rapporto divertimento, cioè, c'è stato solo un periodo in cui lo vedevo con occhi diversi, no? Un periodo un po' titubante, che corrisponde al periodo in cui le tue certezze cadono, no? In cui sei in quell'età di mezzo in cui vuoi organizzare tutto, ma ti va bene anche così, che è il periodo dell'adolescenza, no? E, in cui forse ci sono ancora, no? Può essere. E, però principalmente un periodo in cui non accetti bene quello che sei, cioè no, non è tanto non accettare gli altri, è che non ti senti pronto per il mondo, però no, hai anche la superbia, perché sei insomma giovane, appena entrato, di dire che sono gli altri il problema alla tua infelicità, mentre quando invece basta cercarlo dentro. E posso citare Nietzsche un attimo, se hai qualcosa contro di lui? Nietzsche? No, contro Nietzsche. Ti va? Posso? Sì. Ok. Come Nietzsche che diceva... No, una roba sola, dopo basta. Che diceva che interpretiamo il mondo in base ai nostri bisogni, no? E quindi in quel periodo io interpretavo il mondo in base a quello che io esigevo, in quello che era il mio sistema di misura e il mio sistema di riferimento. E in quell'arco di tempo ovviamente ero molto... ho cominciato a vedere mio fratello come lo guardavano tutti, con gli occhi della società.
Cioè, come prima di vedere che è una persona, vedevo che aveva questo problema, che poi in realtà ho capito che non esiste. E quindi prima di vedere il suo nome scritto Giovanni, vedevo che aveva la sindrome. E anche il cognome, ovviamente. Però era per far capire, per sbrigarci, dato che ci stai un po' facendo perdere tempo. E quindi in quel periodo lì, quando ero alle medie, ho avuto un periodo in cui non riuscivo a trovare delle risposte alle mie domande riferite a lui, ma risposte che tuttora non riesco a trovare, ma semplicemente perché dovevo cambiare le domande, cioè erano delle risposte che non puoi fare le stesse domande a tutte le persone, ecco. E quindi in quel periodo lì c'è stato un po' di buio. Poi dopo quello è stato un po' anche necessario, secondo me, a capire che di fatto da quando ho superato quel momento è stato ancora tutto più figo, perché da quel momento in poi ho capito che, ecco, stare con lui ogni giorno è una sorpresa, ecco. E quindi ho avuto solo un periodo piccolino. Un momento in cui tu avevi un cromosoma in meno, allora. Esatto. Beh, tu hai tanti amici e anche Gio ha fatto conoscenza con questi amici, no? E che l'hanno accolto bene, da quello che dici, no? L'hanno fatto diventare di famiglia. Sì, 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 certo. Forse hai più amici tu di me. Quanti siamo nella gara, Gio? Quanto sei messo ad amici? Io ne ho 14, tu? Niente. Neanche un amico. No, ma non qui, cioè in generale. No, non serve che ce li elenchi, Gio. Grazie, grazie, non serve, se no stiamo qua fino a domani. E allora, lui ha, diciamo, i suoi amici, io i miei, quando vengono a casa mia, ovviamente superano il test che ha dovuto superare anche Marco, cioè di essere assalito all'improvviso da lui. Se riesci a tenerlo per, tipo un rodeo, no? Se riesci a tenerlo per più di 10 secondi, puoi entrare in, hai il permesso, il diritto di entrare in casa. E quindi la gente, cioè, anche se provava a nasconderlo, non è stato molto facile, ecco, perché provato anche a legarlo da qualche parte. Oppure ha questa capacità, Gio, di fare gli scherzi, di nascondersi dietro la porta di vetro. E quindi molte volte non è che ha gli effetti sperati. Però sì, Gio, devo dire che hai delle idee geniali. Che sì, 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 fidati. Tipo fingersi morto mentre giochiamo a Prendi Prendi. Qua, quella è una roba geniale. Veramente, non ti prende nessuno perché ti fingi morto. Sei perfetto, grandissimo. E sì. Ok. E allora, quando vengono i miei amici, lui si dimentica completamente i nomi, cioè, no. E allora molte volte li chiama Giovanni, perché è il nome più bello del mondo, ovviamente. E quindi tutti i miei amici si chiamano Giovanni, vero, più o meno, uno più uno meno si chiamano Giovanni. E quando meno, ecco. E soprattutto quelli che dormono a casa mia mettono le sveglie alle 11 sperando che gli serva, ma alle 7:30, che sia la domenica o il lunedì o il sabato, arriva inevitabilmente, solo che io non lo dico. Quindi i miei amici vengono una volta a venire da me, a dormire da me, perché dopo non vengono più, mi tocca cambiarli sempre, ecco. Ho un riciclo. Ma voi dormite quando siete insieme? Cioè dormite? Con lui? No, con i tuoi amici dormi per sempre. Ah, no, nel senso, non ci crede nessuno. Quel classico dormita dalle 6 alle 7 e mezza, okay, che arriva. È già tutto più chiaro. Beh, Joe è una persona che dà tantissimo, no? È un vulcano di energia e che dà, tu lo descrivi molto bene, cioè che dà senza chiedere niente in cambio. E credo che ti abbia insegnato tante cose. Soprattutto quando hai salvato il culo a Pisone, giusto? Basta, freddezza, fratto 2. Fratto 2? A base freddezza, fratto 2.
Questa è la... Cos'è la formula del... Aspetta che... È l'area del triangolo, ovviamente. Gio, mi metti in difficoltà più di lui. Cioè, non ha senso questa cosa. L'area del triangolo. No, ma... domani la verifica di matematica. Non serviva che me lo ricordassi adesso. Domani hai gli integrali, ricordalo. E non mi servirà la base di altezza. Di... Gio, vabbè. Ne sai altre? Ne sai di integrali, no? Niente. Sì. No, non le sai. Sì. Sì, ok. E praticamente... Questo, vabbè, Pisone è un personaggio del libro che è l'unico che è un po', nel senso realistico, ma non, che è rappresentativo delle persone durante la mia vita che mi hanno messo i bastoni tra le ruote, no? Poi, da quel momento in poi, ce ne ho avuti altri, ma non me ne è più fregato niente. Ho cominciato a pensare che erano loro quelli che mi prendevano in giro, che si stavano... perdendo qualcosa. E quindi è un po' la rappresentazione della faccia di... cioè, delle persone un po' da schiaffeggiare, no? Che ti vorrebbe da prendere a pugni, così. Ah, incontro senza censura? Ah, si possono dire le parolacce? Ah, ok. Vabbè, cacchio, quella, bravo, quella faccia da cacchio. Bravo, Gio, grazie. No, no, basta, adesso non sei che continui. Ho capito, senza censura, ma dai... E lui, diciamo, c'è questa scena che abbiamo messo in cui noi andiamo al cinema e da bravi, diciamo, da, ah, questa è la cap song, da bravi, diciamo, cittadini italiani non paghiamo il biglietto perché abbiamo lui e ci teniamo questi privilegi, ovviamente, da VIP. E tanto che a volte Gio lo presta ai miei amici che devono andare a vedere un film e loro lo portano e entrano grazie a lui, poi patatine, cinema. Tipo che film? Marito Giulia. Esatto, quando il marito della Giulia. E praticamente quando entriamo così abbiamo i nostri privilegi, poi noi siamo numerosi, quindi la classica famiglia che ride per cose diverse, ma non è neanche ai film comici, anche a quelli drammatici, perché uno vede una scena, poi tra lattine stappate, rumori vari, telefonini, ho scritto che appena arriva questa, la ragazza, vede mio papà fare i biglietti, gli dice, oh, guarda, ci sarebbe anche una bella fiera, no? Così, hanno aperto una nuova gelateria da quella parte, non è che, ma no, io volevo vedere il film, no, sì, ma guarda, fa schifo questo film, proprio vai via. E allora noi entriamo, grazie a te, gratis come all'Expo, che abbiamo fatto grazie a lui tutti i padiglioni e tutti che io passavo con Gio perché ci facevamo la corsia preferenziale per i VIP e allora insomma tutti che dicevano no, voglio anch'io un fratello così, perché mamma dai, ma perché l'hai fatto così Marco? Potevi farlo così? E grazie a quelli insomma abbiamo visto 19 padiglioni. E Pisone, io gli lancio il cartellino dei disabili, che è questo pass che ti permette di entrare a tutte le feste, a tutti i posti in gratuiti, e glielo lancio perché gli stavano per fare la multa perché aveva parcheggiato questo faccia di... Fairworth. No, vero, ma sei sempre un passo avanti, ci arriviamo dopo, un secondo. E allora gli lancio questo cartellino... E lui lo prende e lo salvo, no? E da lì capisce che in fondo avere un fratellino con il pass per i VIP è anche tutto sommato bello, perché non devi pagare le multe, no? Solo per quello, cioè niente di più. Certamente. E solo il bello è che l'avevo scritta tipo molto con Fu Panda, perché era un periodo in cui lui lo metteva in loop... E quindi ce l'avevo in testa, quindi gli arrivava con un effetto strano, gli arrivava in faccia al vigile che scappava, correndo via, insomma una scena... Però per fortuna me l'hanno un po' cambiata ed è comprensibile al mondo. Sì. Ed è ancora un romanzo realistico, non un fantasy, per fortuna. Vabbè, complimenti, perché io quando vedo invece qualcuno parcheggiato sui posti VIP, come dici tu... che non hanno il tesserino, mi viene la voglia proprio di rigare la macchina tutta quanta con le chiavi. Proprio molto gentilmente. Sì, invece... Dunque, guarda,
Complimenti, complimenti veramente. Abbiamo un video, giusto? Prima lo guardiamo. E poi. Annie che sfoglia i suoi libri sui dinosauri. Yeah! Sa che in fondo c'è qualcosa di strano. Vai! Non barare! Uno alla volta! Non barare! Lo stai già leggendo così, vai! Sì, c'è! Sì, tutto a posto, due! Sì, tutto a posto! Sì, tutto bene! Lo mangia via! Ok. La censura di cui parlavo sui genitori. Quattro. Lo mangia via! Uno, due, tre. Quattro. Sì. Cinque. Sì. Sei. Sì. Sei. E sette. Sette! Altro libro sui dinosauri, Joe. No, 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 no! Niente dinosauri, sì, invece sì, vai, ultima, ultima pagina. Ultima pagina, Joe. Vai, tranquillo, tranquillo. Eccolo! Scusami, non volevo, ci sono troppi pochi dinosauri. Mi dispiace, Joe. Non lo comprerai, lo so. Gio, questa non è una buona pubblicità del libro. Buono? Buono? Allora, questo era l'accettazione di mio fratello del mio libro, che non ha... Ma sai, non me ne frega niente di te, sei solo uno come tanti altri, cioè... 16,50 euro i tuoi non mi servono, va bene Gio? Non importa. E sì, e comunque sarebbe bello fargli scrivere un libro a lui sull'accettazione del mio libro, perché veramente è stata, dopo tutto quello che ho fatto, lui mi ha ripagato così e niente, insomma, no, non lo apprezza. Cioè, ti piace ancora, ti dà ancora fastidio questo libro? Ti piace o va bene? A posto. Grazie. Sì. Ti crediamo, ti crediamo. E quanto sono stati importanti i libri nella vostra vita in realtà? Allora, per i pochi che sono riusciti ad entrare o sono riuscito a portare a casa mia senza che lui me li prendesse, allora sì, a me piace tantissimo, tantissimo leggere e scrivere. E per scrivere questo libro sono andato da Castelfranco, dal mio libraio, e mi sono fatto dare un libro che si chiama Opera struggente di un formidabile genio, di Dave Eggers, che è il suo primo libro, che parla del suo rapporto con il fratello più piccolo. L'ho letto perché dovevo scrivere l'introduzione simile, perché volevo scrivere all'inizio. Questo Dave Eggers scrive il bilancio dei soldi che ha ricevuto per scrivere questo libro e delle spese. Non si sa perché, solo che nelle spese mette anche cose che non sono inerenti al libro, tipo cose varie, lavatrice, viaggio a San Francisco, cibarie, donne, con il prezzo, e quindi scrive non mi hanno pagato nulla, cioè, però mette in questo bilancio. E volevo fare un'introduzione così un po' cazzuta, poi mi sono messo a leggere e mi sono innamorato di questo libro. Per il tono che aveva nel suo fratello, perché si raccontava con una verità così... cioè, a un certo punto lui ti sta sulle balle, questo protagonista, e poche volte succede così, perché veramente mi sta... Ho detto, ma perché? Perché hai fatto così? Perché hai lasciato tuo fratello a casa per andare a berti una birra, per provarci con una, no? E ho cercato di farlo anch'io nel mio libro, quindi mentre lo scrivevo ho cercato di farmi stare sulle balle alla gente, ci ho provato, non so se speriamo sia riuscito. Mentre lo scrivevo, appunto, mi facevo condizionare da tutti i libri che finora avevo letto. Un po' mi piace molto il tono di Foster Wallace, un po' ironico così, di prendere le cose alla leggera. Ovviamente non scrivo proprio come lui, però più o meno, insomma, provo a fare questo paragone, ma cioè, senza pretese. E soprattutto a me
quello che mi ha colpito è che dopo scrivendo mi è piaciuto tantissimo, perché l'ho scritto insieme a uno scrittore che si chiama Fabio Geda, che praticamente io gli davo i miei capitoli, li strutturavo io, li pensavo, li scrivevo e lui me li cambiava. E dopo, ma pian piano ho capito sta cosa dell'italiano un po' come funziona e sono riuscito a padronare, diciamo, le parole, non scrivere accelerare con due L, tutti quegli errori là. E quindi gli ultimi capitoli, gli ultimi cinque, sono proprio praticamente non me li ha toccati. I primi, diciamo, sì, insomma, all'inizio non sapevo l'alfabeto nel primo capitolo, poi nel secondo non sapevo coniugare i verbi, quindi pian piano poi sono arrivato. E questa cosa del leggere, scrivere, mi è piaciuta tantissimo perché io credo nelle storie, no? Cioè, scrivo perché credo che l'arte possa salvare la nostra vita, nel senso che tanti mi dicono, ma piuttosto di fare questo, fai qualcosa di concreto, no? Mettiti, sporcati le mani e fai. Però so che sembra, è difficile crederci che l'arte, la scrittura, è qualcosa, anche se sembra così, aria, suono, vibrazione, ma non c'è niente di più concreto di una storia che ti dà coraggio, ti carica come una molla, ti fa uscire il giorno stesso che finisci il libro e cerchi di migliorare il tuo mondo, no? Il tuo piccolo. A me piace tantissimo l'effetto farfalla, cioè che tu fai una cosa piccola e riesci a cambiare. Un po', sì, sono un sognatore, un illuso, così. Però mi piace pensarla che il potere delle storie sta nel lettore, quindi che possono modificare concretamente poi il mondo con una cosa che non esiste, che è una storia, che sono delle parole scritte sulla carta. E un po' scrivo anche perché, e quindi leggo, perché credo che non mi va ancora sta roba giù che noi esseri umani moriamo, no? Insomma, non mi va giù e che finiamo, che la nostra esistenza finisca senza che così, pochissimo tempo, rispetto ai dinosauri che insomma vivevano tantissimo e che da noi non si sono ancora estinti. E quindi ho ancora questo periodo in cui voglio, non so, voglio provare a lasciare qualcosina, no? per il mio piccolo. E quindi leggere e scrivere per me sono una cosa unita, ecco, per questo mio... Ma mi sembra giusto, cioè, in realtà guarda, credi, leggendo il tuo libro non mi ha fatto qualcosa di vuoto, di lettere su carta, cioè ci hai messo la tua storia, ci hai messo la bellissima persona che è Gio, e beh... Quindi io non sono una bellissima persona? Un po' meno, devo dire. No, siete lo yin e lo yang, dai. E, però ecco, tutti quelli che dicono che i libri non sono concreti, prova a tirarne uno. Tutto il vocabolario di latino. Vedi se non sono... Sì. Però comunque ha fatto un successo incredibile, cioè io... Quando Marco mi ha chiesto di presentarvi, oltre ad essere agitato, perché è la prima volta che lo faccio, sono andato a vedere e il giorno dopo che il libro è uscito già ce l'aveva Zaia, già ce l'aveva Renzi. Beh, questo non determina il successo di un libro, in realtà. No, lo anzi. So, però. Questo può sembrare, sì, un libro di successo, ma in realtà è colpa del papà del protagonista, di un mio amico, che ha cominciato a comprare 15 copie, non si sa perché, ha fatto sparire tutti i libri perché suo figlio era citato, no? Allora ha cominciato a prenderli pensando che magari fossero diversi tra di loro, non lo so, ha cominciato a comprarne 20 copie e quindi più o meno è per quello che è in classifica, credo. E, no, beh, la roba di... Cioè, all'inizio quando Renzi... Perché Renzi? L'ha letto, ero all'Interzona col mio coach, concentrato sulla partita, ovviamente, e arriva questo Renzi che fa la foto al libro e dice, ovviamente usandolo poi per dire faccio robe sulla disabilità, vabbè. Ma poi all'inizio ho pensato, ma insomma, spero che siccome Renzi dice di comprarlo, la gente non lo compri, che era molto probabile come cosa, visto il periodo. Però poi ho detto, insomma, le trivelle sono andate bene, perché ha detto di non andare a votare, non ha raggiunto il quorum, magari succede anche col mio libro che lo comprano, può essere, magari così una botta di fortuna. No, vabbè, mi ha fatto piacere, però insomma, mi ha fatto piacere perché quello che lo seguiva quel giorno, la pubblicità, è andato a casa, perché ha detto io cosa faccio adesso, più di così, cioè no, non va, e quindi
lui che ci tiene ai lavoratori, no? Lo ha fatto apposta per farlo andare a casa a mezza giornata, e quindi sono felice per quello che seguiva la pubblicità, che insomma ha potuto rilassarsi un po', perché ha detto non sa perché sono qua così. Beh dai, forte. No, beh, appunto hai fatto... Io ho letto questo post, subito ho detto, caspita, sarà quanto l'ha pagato? Così. Poi, no, sono andato su Facebook a vedere cosa scriveva Renzi e per la prima volta non ho avuto niente da ridire su un politico. Hai fatto il miracolo. Forse l'ha fatto apposta. Ah, chissà. E, ecco... L'importante è che l'abbia comprato, quindi una copia in più, quello no, è sicuro. No, infatti io ho commentato tipo almeno una, almeno che non abbia fatto la foto di un suo amico che era già comprato, spero di no. Però insomma almeno una, allora così vediamo l'effetto. Tu descrivi benissimo Joe all'inizio del libro e gli dai anche, lo definisci come un ghepardo. Ne avevi preso questo... Il ghepardo non è erbivoro, salvo recenti aggiornamenti dal mondo animale, per ora è ancora carnivoro. Però mangia le gazzelle? No, è carnivoro. Erbivoro. Sì, è erbivoro. Quindi mangia i maiali che hanno mangiato solo la verdura. No. È un animale bio. Non mangia i gatti, no. Allora, no, il ghepardo è erbivoro. Famosa specialità che ho messo nel mio libro, è appunto un po' la metafora anche qua di aspettare, fare delle aspettative sulle persone, no? Che è la cosa più brutta, insomma non siamo oggetti, non siamo dei processi su cui tu puoi decidere come verrà, no? Nella vita credo che ci sono poche le cose che puoi scegliere. Andarti a mangiare un kebab invece che una pizza, grande scelta su cui si basa parecchi anni della mia vita, scegliere come vestirti, a meno che non sei in ritardo, e sono secondo me veramente poche le cose che, e anche se ci sembrano tante, sono comunque cose molto leggere, e il fatto di voler decidere su cose che non puoi e volere aspettarti qualcosa su una persona è la cosa più brutta secondo me che si possa fare. Decidere che tuo fratello deve essere un ghepardo, no? E, un ghepardo erbivoro. E secondo me è la cosa più brutta, e lo dico perché poi quando è arrivato lui non era per niente un ghepardo, lui anzi fregava proprio dei ghepardi, bensì gli piacevano gli erbivori come la rana. Esatto, come la rana. Avete qua rana la rana? Rana la rana, no, in questo momento sta facendo una presentazione a Badoere e la stiamo portando in giro perché ci aiuta in questi casi. Rana la rana è la, cioè se togli qualche pagina del libro è la protagonista di questa storia un po' matta, e praticamente dopo dico che Joe è uno slow cheetah, quindi un ghepardo lento tratto da una canzone dei Red Hot, sempre erbivoro, sempre, e tratta da una canzone dei Red Hot, cioè ho dovuto metterci questo aggettivo perché non volevo modificare il fatto che lui doveva essere un ghepardo per me. E non esistono i ghepardi lenti, perché a meno che insomma non siano zoppi, ma quello, un ghepardo non è lento, ma Joe è un paradosso, cioè è una persona che è una caramella piccante, come dicevo prima, una cosa che ti spiazza, e quindi ho capito da quel momento che non posso decidere l'animale di una persona, no? Se lo deve decidere lui e basta, nessun altro. E poi a un certo punto tu decidi di fare un video su Joe, sì. Che si chiama The Simple Interview. Beh, potremmo guardarlo insieme. Lo vediamo? Sì. Tutto. Thank you.
Buonasera. Mi dia il foglio. Grazie. Lei si chiama? Giovanni. Quanti anni ha? Sette. Molto bene, grazie. Ha fatto esperienze lavorative? Come va a scuola? No. Bene. Oh, oh, tutti forti. Vabbè. Cosa vuole fare da grande? La prossima domanda. Ha avuto molti successi? Non ho molto successo. Giovanni, quali sono le sue qualità? Sarebbe in grado di guidare la macchina della nostra azienda? No. Perché dovrei assumerla? Grazie. Sì, questo è il video, diciamo che la com'era la sceneggiatura di questo video? Era doccia, mani, prosciutto cotto e video, vero? Cioè, video era la sceneggiatura di questo video. E, diciamo, io ho avuto sì, questa idea di fare con lui, a noi piace fare video con l'iPad, vero? Ti ricordi, Gio, le tue famose interviste matte?
Io avevo, come bellissima, io avevo questa voglia matta di dire a tutti chi era Joe. Il sottotitolo, chi è un down, non lo so, ma posso dirvi chi è Giovanni. Cioè non avevo nessuna pretesa di raccontare la disabilità come non ce l'ho nel libro. Io vi racconto le sue cose, le nostre cose, cosa facciamo noi, come ci comportiamo e come... Non come lui la pensa della vita, ma cosa lui mi suggestiona, perché... Della vita. Lui non è che, insomma, sta là ad insegnarmi come devo vivere, cosa devo fare. Lui mi dice di sorridere sempre, vero Gio? Molto ridere, tutto, molto ridere. 100.000 ridere. E ho capito che tutto quello, lo sguardo mio su Giovanni, era prezioso perché ad ognuno Gio poteva dare qualcosa di diverso, qualcosa di originale. E... Nel libro parlerò, citerò 2 o 3 volte la parola down, perché non è quello il libro. È una storia di 2 fratelli, di un adolescente che parla del nostro rapporto, di come è evoluto. Uno che è lui, che ha imparato che se anche quando va a prendere il gelato e il resto non lo butta via, insomma non è così male. E l'altro che ha imparato che... La vita in tutte le forme è una cosa bellissima e che la vita è troppo breve per vivere secondo il giudizio delle altre persone e che apprezzare il diverso, quello che magari all'inizio ti dà un po' di fastidio, dopo può diventare, soprattutto se sei giovane, solo divertimento. E quindi questo libro spero non finisca nella cassetta della disabilità, no? Perché non c'entra, è successo con mio fratello, cioè Gio prima di avere la sindrome è 1000 altre cose, no? Prima c'è che hai i capelli marroni, prima è che mi sveglia con un pugno ogni giorno, prima è che quando giochiamo a calcio si ferma a raccogliere le margherite, prima è un sacco di altre cose. O a cavolfo, ovviamente, scusa. E fai gol dopo, sì, è una tecnica quella, fai finta di darmi e poi vai a fare gol, però non l'hai mai fatta. E quindi secondo me, ecco, il libro e il video sono sulla stessa linea, sono in sintonia, perché questa mia voglia, questo mio desiderio di raccontare Joe e basta. Tanto che non ci ho messo tantissimi significati nel video, ancora adesso molta gente me le dicono loro le cose che ho fatto, io non posso che ringraziare, tipo l'altro giorno arriva uno e mi fa: ah grande, ho visto il video e no, ho notato che le scarpe rovinate che ha tuo fratello addosso mentre recita vogliono simboleggiare la difficoltà di accettazione nel vostro rapporto, bravissimo. Faccio: wow, come hai fatto a vederlo? Grandissimo, mitico. E sei il primo, guarda caso, che l'ho notato. Ci speravo, l'ho fatto per quello il video, per dire quella sintesi là di tutto. E finalmente uno che se ne è accorto, no? Oppure io ho scritto: è bello che io ho scritto. Wow, Joe, guarda chi c'è. Vabbè, io ho scritto: dentro ogni persona c'è un mondo fantastico. Dopo 2 secondi che l'ho scritto nel video, e quindi l'ho scritto anche, cioè ci credevo fino a là, no? Mi chiama il mio l'editor che mi ha commissionato il libro e mi fa: vorrei che scrivessi la tua storia. E gli faccio: ma cosa c'ho dentro io? E 2 minuti prima avevo scritto: dentro ogni persona c'è un mondo fantastico. Non ho una storia. Ma sì, è lui che mi ha convinto. Guarda che dentro ogni persona c'è un mondo fantastico. Cioè, e io ci ho dovuto credere a lui, dopo 2 mesi ci ho creduto a una cosa che avevo scritto 5 minuti prima. E quindi... No, perché gliel'hai dato? No, adesso finisce... Deve... E quindi, insomma, se avete dei significati per il libro, sono qua, del video, me li dite, così io li posso usare nelle prossime presentazioni. Sarei molto felice, grazie. Cioè, ma se ti dicono queste cose per le scarpe rovinate, cosa dicono a me che è una scimmia sulla maglietta?
Allora, cosa simboleggio per te? Cos'è la metà? Cioè, ovviamente lo hai scelto, no? Di metterti quella. No, no, solo perché anche lui è la scimmia. Nella maniera. No, un è gorilla. Un gorilla, scusa. Vabbè. Ok, esprime il desiderio, signor Marco, di cantare. Vuoi la musica? Vuoi la musica? No, c'è un cantante che è sempre citato. Lo... Moreno, vuoi cantare soldi. Moreno? Ah, vuoi soldi però, ha detto. Non è stato pagato per questo, in effetti. Gio, il nostro contratto con Marco si estende fino a là, in effetti. E... Lo facciamo lo stesso, lo fai lo stesso? Vuoi cantare? Oppure? Soldi! Soldi ancora? ma... No, niente, allora niente, non cantiamo. Dai. Beh, però di Moreno ci puoi parlare, no? Sì, che... allora, un giorno... No, è bello che mi fai tutte le domande sul libro, proprio perché ha capito, Sammy, che questo è un libro... Di... Cioè, perché molte volte vado a fare le presentazioni, mi chiedono, no, che cosa vuol dire la disabilità, cioè... Dietro questo libro ci sono le mie teorie sulla disabilità, sul fatto che la disabilità è non saper fare qualcosa e molte cose non le so fare io, a differenza sua. Raccontavo prima che io non so cucinare, lui sa farlo meglio di me e lui sa fare solo il panino prosciutto cotto, quindi pensate io insomma cosa posso saper fare. E quindi mi piace come insomma, mi chieda proprio boh, le cose del libro e la concretezza che è proprio quella che voglio dare e di parlare delle scene. Allora, vuoi che leggo anche la cosa che ti piaceva a te dopo? No, io. Dai, posso leggere io, Gio? Sai, l'ho scritto. Sai cosa faceva mentre lo scrivevo? Non è che mi hai proprio aiutato a scriverlo. Allora, leggo questa... Dimmi. Dopo leggi tu. Allora, arriva questo signor Davide, che non è mio papà, ma è down... E quindi arriva questo ragazzo, eccolo qua. Ero in questo centro Pokémon, così ti accontento anche a te. Cioè, l'ho chiamato centro Pokémon perché c'erano tutte queste persone che praticamente parlavano di loro figlio che aveva qualche problema, come se fosse insomma un Pokémon. Dove? L'ho perso. Ok. Il tuo cos'ha? Il mio rotolo è il tuo? Il mio muove il braccio destro come un martello. Oh, sapeste cosa fa il mio quando si arrabbia? A un certo punto, mentre mi stavo riempendo il piatto di minuscoli wurstel ricoperti di pasta sfoglia, venne affiancato da un ragazzo down sulla ventina, anche se è sempre difficile indovinare l'età dei down. Sembrano bambini invecchiati precocemente. Ciao, io sono Davide, disse con la bocca piena di patatine. Ciao, io sono Giacomo, gli strinsi la mano. Io sono down, tu? Ah, io? Beh, no, niente, io sono qui per... E stavo per indicare mio fratello, ma lui mi interruppe. Niente, ma dai, impossibile, tutti sono disabili. Pure Tommy, anche lui lo era. Lo vedi? Quello nel giardino. Indicò un altro ragazzo down che stava parlando ai fili d'erba. Sì, lo vedo. Tommy era down, ora è guarito. Ma come è guarito? Dice che grazie alle carote che ha mangiato l'altro giorno non è più down. Io ci credo. Ok. Ma parliamo di te, ci sarà qualcosa che non sai fare? Ci pensai un attimo, poi dissi, non so stirare. Ah sì? Fece lui sorridendo. La stiro sindrome, guarda, disse abbassando il tono della voce. Meglio essere down che avere la stiro sindrome. Perché? Come perché? Tu ce l'hai il sussidio? No. Bravo, lo sai a memoria? Lo sai a memoria? Grande gioco. Bravo. Ah, è una canzone così. Io sì, lo Stato mi paga per essere down, io non devo fare nulla, capito? Mi danno i soldi per esistere, i down sono il futuro. Beh, non credo che... Non devo lavorare. Mia mamma mi fa ancora la lavatrice pensando che io sia in grado di farmela. Mi portano di qua di là, non serve che mi faccia la patente. Non devo trovarmi una casa perché i miei genitori mi vogliono per sempre, almeno per ora. Ti piacerebbe, eh? In effetti, non sembra male, sorrisi. Però Matteo, ho avuto un periodo difficile.
chiamo Giacomo. Ah sì, Giacomo. Ho avuto un periodo difficile, Giacomo, che mi tiravano addosso banchi, sedie e libri alle superiori. Dicevano mostro, idiota, handicappato, scimmia. Mi volevano male. Gorilla. Se solo avessero saputo. Cosa? Che grazie a loro cominciai a piacermi. Cominciai a ringraziare Dio di non avermi fatto così, come quelli che mi offendevano. Allora è andata peggio, sono nati senza cuore. Arrivai persino a ringraziarlo per quel cromosoma in più. Aspetta, dove sarebbe il cromosoma in più? Si stava guardando il corpo. Sarebbe all'interno del nucleo delle Ah, ecco, l'ho trovato. E si indicò un posto tra il cuore e il fegato. Sono contento di quello che sono, disse tenuto il dito premuto sul maglioncino. Sono contento del mio carattere, dei miei amici, della mia famiglia, della vita. Siamo parte della vita. E fece un gesto ampio con le mani. La vita è l'unica cosa che si crea dal nulla. Prende forme diverse, un fiore, un cerbiatto, un sasso. No, i sassi no. Anche se quando li lanci i sassi si muovono. Comunque, un cerbiatto, Davide, Giacomo, Filippo, Laura, una canzone di Battisti, Giovanni. Certo, non diventerò uno scienziato, disse, ma nessuno fa delle frittelle buone come le mie. Sì, allora, dietro qua c'è un po' la mia teoria sulla disabilità. Volevo leggere anche un pezzo che mi aveva chiesto lui. Posso? Su Moreno. In realtà ce n'è un altro. E andiamo a vedere questo concerto di Moreno e ovviamente il tuo amico e riusciamo ad entrare grazie ai suoi privilegi. E il bello è che ovviamente inizia un periodo di corruzione per tentare di entrare da Moreno. E vediamo una serie. Ok. Joe. Allora, quell'estate nella piazza principale di Castelfranco arrivò Moreno, un rap per cui Joe impazziva. Vero Joe? Ti piace? Sì. Ci sta. Decidemmo di andarci insieme, io, lui e Rana la rana. Mi fece arrivare 6 ore prima... E l'acqua. E l'acqua, sì, è vero, c'era anche l'acqua. Mi fece arrivare 6 ore prima per conquistare un posto in prima fila. Non c'era ancora nessuno a parte noi, il palco e gli omoni della sicurezza. Non avendo altro da fare, Joe cominciò a giocare con loro, gli omoni. Uno tirava la cravatta, uno slacciava le scarpe, con il terzo imitava il suono della radiolina per distrarlo e via così. A un certo punto lo presi, mi inginocchiai e gli chiesi spiegazioni. Joe, che stai facendo? Voglio entrare dentro. Nel backstage? Sì, vedere Moreno. Amico. Amico. E perché fai ste cose agli uomini della sicurezza? Perché voglio andare dietro. Sarebbe questo il piano? Farsi arrestare dalla sicurezza per andare nel backstage? Sì, sì. E si spolverò la spalla, soddisfatto del suo ingegno. Guarda che se rompi le scatole alla sicurezza, poi non è che loro ti fanno entrare a salutare Moreno, eh? Devi trovare un altro sistema. Scosso dalle mie parole, Joe capì che doveva rivalutare la situazione. Sbagliato, disse, e fece la faccia di quello che pensa, grattandosi il mento e mugugnando. Fece idea. E portò il dito alla tempia, quindi era più che un'idea, era un'idea geniale. Corse verso la transenna, si chinò, si acquattò come un agente segreto. Aveva 2 omoni della sicurezza proprio davanti. Da quella prospettiva vedeva solo le scarpe. Evidentemente pensò che essendo le scarpe ferme i sorveglianti stessero dormendo o fossero svenuti e a un segnale convenuto che diede a se stesso strinse al petto Rana la rana e si rotolò sotto le transenne. Mezzo giro si fermò sopra i piedi di uno degli omoni che lo raccolse benevolo e sorridendo me lo riconsegnò. Allora com'è andata? Gli chiesi portandolo a terra. Ha funzionato? Quasi, ero quasi lì. Aiuto Jack, dammi aiuto. Che aiuto potevo dargli? Non avendo a disposizione granché per corrompere la sicurezza, Joe allora tirò fuori dalla tasca la sua figurina preferita e mise il dito alla tempia. Disse che forse potevamo provare con quella. Io risposi che non funzionava come i pegni del catechismo, dove il valore degli oggetti era quello affettivo. Lui disse che non capiva, era la sua figurina migliore quella. Il T-Rex si illuminava al buio, ci aveva messo un anno a trovarla. E fece una faccia triste, triste e dolce allo stesso tempo, che appena la vidi dissi, ma come abbiamo fatto a non pensarci prima? E quella volta fui io a portare il dito alla tempia. E poi insomma andrà come potete leggere nel libro. Ha un sacco di poteri speciali.
Sì, tra i superpoteri adesso che ha acquisito al posto di non volare, quello di avere una dote speciale per corrompere quelli della sicurezza in modo molto positivo. Beh, lui voleva anche uccidere persone famose, no? Sì, ha questo diciamo problema con le persone famose perché non sa che sono famose, no? E quindi appena arriva una persona, mi ricordo che voleva fare una foto con, eravamo andati a un programma TV con Marco e la Parodi, e lei voleva fare la foto con lui e lui ha detto no, sei femmina, non puoi, e si è fatto la foto solo con Marco, no? Non curante di tutti i piatti che ti poteva cucinare se l'avessi abbindolata col tuo sguardo. E lui, diciamo, si ha questo problema di... Però, per fortuna che la Parodi non era Babbo Natale, giusto? Sì, perché all'inizio aveva questa paura di Babbo Natale e pensava bene di ucciderlo. Pensava bene di ucciderlo mettendo dei soldatini nelle tazze che si mettono per di Natale in modo che si soffocasse. Ma siccome questa tradizione sussiste ancora nelle case italiane, non ce l'hai fatta nella tua missione, purtroppo, di uccidere Babbo Natale. I regali li porta ancora. Poi però ha detto, cavolo, mi porti i regali senza che io faccia niente, quindi in realtà è meglio se lo lascio vivere ancora per un po'. Ecco, sì, l'albero di Natale, bravo. Ti capisco, io avevo paura della Befana, dunque la mia piena comprensione. Giusto. Arianna. C'è un giallo, ma c'è... Sì, questo è un thriller. No, il tizio Francesco mi aveva proposto di mettere questo libro in tutte le categorie su Amazon, ovviamente per vendere di più, perché c'era una scena con mia nonna che cucinava la pasta al pesto, allora cucina. A un certo punto Arianna è dispersa, quindi thriller, e ha cominciato a elencarmi tutti i motivi per cui poteva benissimo andare in tutte le categorie, saggi, non si sa perché, ma mio papà magari era più saggio di me, sicuramente. Davide, sempre quello, eh. E questa Arianna, insomma, è la ragazza, cioè c'è anche un po' di amore. Sì, è bella, insomma, ho tentato di sceglierla più o meno decente, ecco, no? E no, è anche una storia d'amore, nel senso che io cerco di... A me piace questa ragazza che... Anche questa è un insieme di tutte le mie, cioè non è che ne ho avute, anzi ne ho avute pochissime, però di tutte le esperienze che ho avuto con l'altro sesso, che non siano parenti, ecco, e non si sa mai, bisogna sempre un po'. E quindi lei rappresenta quella che è la mia voglia di essere puro e trasparente come persona, no? Ma avere al contempo un segreto da nascondere, un peso che è quello di Joe, e quindi riuscire a mettere d'accordo queste due cose non è stato possibile, perché nel momento, secondo me, solo quando sei veramente puro riesci veramente ad amare l'altro, no? E quindi alla fine non me l'ha data, ecco. Tranquillo. C'è il bracciolo, Bene, io... Scusa, cosa ci fai qua? Cioè, mia... È perché siete tutti qua... Vattene, aspetta, dopo me ne vado. Aspetta Giacomo, guarda che... Lo sai Giovanni che poi devi firmare i libri? Lo sai? Ah, Gio, è il partito senza capelli, partito capelli, vero? Ecco, infatti, qua abbiamo qui abbiamo quelli che usavano il gel e di qua invece quelli, cioè il prima e il dopo, vabbè. Sembra uno spot, vero? Provate gli effetti di crescina e vedrete come potete sistemare. La crescina non fa niente, l'unica cosa che resta la caduta dei capelli è il pavimento. Allora, io prima di raccontarvi del terzo tempo, volevo darvi alcune indicazioni per i prossimi incontri, ma poi volevo lasciare Giacomo
due minuti per raccontare che cosa lui sente, no? Di questo libro, che cosa ti ha dato e che cosa vuoi dare. Io guarda, davvero, te l'ho già detto al telefono, in famiglia l'abbiamo letto tutti, da mio figlio a 11 anni che si è spanciato dal ridere con Babbo Natale e le biglie che si uccidevano, oppure la storia che incrocerete con la Nutella, una delle tre storie che in qualche modo Giacomo ha cambiato la vita e ha cambiato la visione di suo fratello, grazie anche a sua sorella. Ma questo lo scoprirete all'interno del libro, bellissimo libro. Siamo giunti alla quarta ristampa, non ce ne sono più, almeno fino alla settimana prossima, quindi approfittatene. Stasera poi c'è, da oggi comincia anche la festa del libro, quindi lo potete acquistare con lo sconto a 15 euro al posto di 16,50. Io vi ricordo che domenica prossima, incontriamoci di domenica, abbiamo tre scrittrici tra le più rappresentative del Tre Venezie, che con il direttore del giornale di Vicenza e una giornalista e scrittrice racconteremo il Nord-Est da un punto di vista femminile, un territorio in bilico tra crisi e rinascita, violenza, amore, crisi. Le donne sono il fulcro di questa società e lo sentiremo direttamente da loro attraverso i loro racconti. E poi chiuderemo il 9 giugno con Giuseppe Giacobazzi, che ha scelto la Bassanese per chiudere il suo tour. Lo faremo qui, lui non ha voglia di andare a teatro, ha detto che vuole andare a teatro a fare quello che deve fare, ma per quanto riguarda la sua biografia e la sua vita fuori dal palco lo vuole fare qui con noi. Quindi ecco, sapete che possono prenotare chi ha la tessera, tutti gli altri entrano sempre gratuitamente, ma dopo, fino a esaurimento posti. La cosa che vi voglio raccontare sul terzo tempo, adesso Joe e Giacomo saranno qui con noi all'interno, sarà l'unica volta qui a Bassano che potrete avere, insomma, voglio dire, entrambi lo scrittore e il soggetto, perché esattamente, il soggetto. Vi daremo le indicazioni per poi seguirle nelle loro pagine Facebook, però uno dei regali che da stasera parte alla Bassanese è questo. Chi poi vorrà un autografo di Joe e Giovanni è obbligato a farne uno a loro. Quindi all'interno ci sarà il cartellone della serata e poi vorremmo regalare a loro due le emozioni vostre che porteranno a casa loro. Quindi, oltre a ringraziare Sammy, vi ringrazio, però vorrei che tu chiudessi con questi due minuti a disposizione, fai quello che ti pare, ma vorrei che dessi il messaggio che tanto abbiamo aspettato stasera. Sì. E non scorreggiare. Dopo può leggere, voleva leggere anche lui un pezzo, anzi meglio prima, dai, dopo. Ecco, usa questo, dai, leggi e dopo. Ho paura. Paura? Senza paura. Sì, sono finiti 12 anni perché stavo. Sì. Questa è la fine del tuo fratello Tony. Sì. E andare in suo mondo e a lottare come della vita. Muova! Grazie. No, beh, allora, molte cose le abbiamo già dette dentro i nostri scherzi di oggi e credo che sia bello e utile pensare un po' cosa uno può portare a casa da una cosa così, che non rimaniamo, ecco, uno spettacolo, uno spettacolo bello, certamente, ma quello che penso io semplicemente scrivendo questo libro
è quello che di considerare ogni giorno, per quello parla di quotidianità, come ogni cosa, ogni oggetto, partendo da ogni oggetto, ma poi ogni idea, è completamente relativa. E sembra scontato, ma di questo tempo veramente ci manca, secondo me, la concezione e l'umiltà di dire che non possiamo avere sempre ragione e che anche questo libro per una persona è un bel libro, per un altro potrebbe essere solo qualcosa per liberare il tavolo. E io devo essere contento di questo, perché fino a che ci saranno due idee diverse nel mondo, secondo me, diciamo, si può sperare in un mondo migliore, perché all'inizio questo libro parte proprio col fatto, con il protagonista che dice: io so come prendere questa cosa, io so come trattarmi con Joe. Ma con ogni persona noi non sappiamo nulla, cioè appena nasce una persona veramente è tutto da rifare, cioè possiamo leggere 200.000 libri su come si prendono le persone, ma poi ogni persona, Antonio, Marta, Luca, ognuno di noi, adesso veramente lo dico, ha un mondo fantastico, e credo che scrivendo, insomma, questo libro mi sono accorto di quanto nella nostra vita noi sbagliamo ad usare le parole, a vedere le cose con categorie, cioè a guardare le persone che possono avere qualche problema come parte di una categoria, e quella categoria lì annulla tutto quello che sono dopo. E è bello come quando noi basta veramente una cosa per annullare tutto quello che c'è dietro. E penso che una cosa molto collegata a questo libro sia i viaggi di Gulliver, no? Che mi hanno insegnato che un capitolo prima siamo dei giganti e il capitolo dopo siamo dei nani, cioè che dobbiamo accettare il fatto che l'unica cosa costante è il cambiamento, e siamo inseriti in un mondo che veramente ci sbatte in un angolo in un secondo. E quindi che senso ha avere una posizione fissa sulle cose? Non ha alcun senso, secondo me, dare delle definizioni soprattutto sulle persone. E questa mia opera è tanto di più concreto e particolare possibile per descrivere il generale, perché scrivendo come Joe si muove dopo lascia, secondo me, spero, nella persona che lo legge il fatto di amare innanzitutto all'inizio, amare e basta. Poi ovviamente se una persona sta sulle balle dopo va bene, si tira una sberla o si va via, ma di aprire un po' il cuore, e che possono nascere con chiunque storie belle come la sto vivendo con mio fratello. E adesso non è perché è mio fratello allora io lo accetto per forza, no? Io è mio fratello, quindi non l'ho scelto io, ma però io lo scelgo ogni giorno, lo scelgo la mattina e scelgo di divertirmi con lui perché mi piace. Ok, sì, capisco. E quindi niente, il mio libro non parla della disabilità, ma parla della vita in generale, anche se parla di una vita che si svolge a Castelfranco Veneto, in una piccola cittadina, in Viale dei Castagni 10, ambientata lì, ma che spero possa illuminare giorno per giorno la vita di tutti noi. In uno nell'altro, eccoci qua. Io vi ringrazio, vi ricordo solo una cosa: 13, 19 e 21. Questa è la verità. Grazie.